Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video in collaborazione con i piccoli canali Power che da questo mese in poi ha una nuova persona che è Marina del canale Rasumashka Beauty. Spero di averlo pronunciato bene. Comunque, come sempre, troverete link di tutte le persone che partecipano a questa collaborazione giù nell'info box. Marina ha un canale molto carino, fa dei video dove parla spesso di prodotti beauty, però parla anche di altro, come ad esempio film. È un canale molto interessante, vi consiglio di andare a vedere anche il suo canale e di iscrivervi se ancora non lo avete fatto. Questo mese ho delle cose da mostrarvi, più che altro per la cura della casa, che ha comprato in realtà mia madre, perché io non esco di casa e non essendo poi a casa mia, non è che sto tanto a sindacare sui prodotti, sulle cose, quindi io non ho detto niente, ma là di testa su ho comprato dei prodotti naturali, quindi questo mese ho qualcosa da mostrarvi. Allora, parto con l'unica cosa che ho beauty, che è il detergente intimo di Ecos. Questo qua è quello alla camomilla. Io avevo utilizzato, mi sembra quello purificante, non mi ricordo, un sacco di tempo fa, che mi era piaciuto e mi era piaciuto tantissimo sui capelli, me li rendeva veramente molto molto luminosi. Questo qua invece è la camomilla, quindi dovrebbe essere più lenitivo, più calmante. L'ho utilizzato solamente una volta, quindi non vi so dire granché. Come primissima impressione mi è piaciuto comunque i prodotti Ecos, soprattutto per quanto riguarda la detergenza. Secondo me sono molto buoni, sono economici, sono dei bei boccettoni, quindi ecco, ve li consiglio. Parlando un secondo di gatti, io avevo preso per Olivia, me la sono fatto portare a casa e il negozio di animali aveva solamente un tipo di lettiera, quindi ho detto va bene, quella che c'è, e si chiama Lindocat, che è una lettiera naturale che si può appunto gettare sia nell'umido sia nel WC. Costa, mi sembra, sulle 8 euro come costa l'altra. Questa qua però non posso utilizzarla per Olivia perché Olivia la mangia, quindi niente, ne avevo comprate due confezioni, ma le stiamo utilizzando per il gatto di mamma perché lei insomma se la mangia, e quindi ho acquistato la solita per lei di questo marchio, Cat's Best. È buona, io mi trovo molto molto bene, durano tanto, fanno la palla tutte e due le lettiere, sono naturali, quindi non inquinano, mi piacciono, mi trovo bene, e in più non spolverano e non danno fastidio agli animali, quindi perfetto. Per quanto riguarda la casa, allora, non so dov'è che sono stati presi questi prodotti, qualcosa al Penny, qualcosa al Tigotà, credo, comunque. Allora, del marchio Casa Verde Bio, detersivo per bucato, certificato IAB, non è testato sugli animali, profumo di lavanda, senza coloranti, qualità vegana. Allora, questo qua io l'ho utilizzato una volta e basta. La profumazione non è niente di che, ha lavato bene, però non mi entusiasma moltissimo la profumazione, non ho idea di quanto costa, lo dovrei riprovare un po' di più perché non mi sono ancora fatto un'idea, comunque tanto il bucato a questa casa lo faccio io e quindi vi saprò poi magari dire più in là. Sempre per quanto riguarda la linea Casa Verde, credo che sia del Penny, ammorbidente, concentrato, anche questo certificato IAB, senza coloranti, vegano, sempre profumato alla lavanda, questo qua. Questo sinceramente puzza. Cioè, boh, non lo so, anche questo credo di non averlo mai utilizzato ancora. Comunque, boh, a sentirlo così non è che mi faccia proprio impazzire la profumazione, comunque anche di questo vi farò sapere. Ed infine, sempre per quanto riguarda questo marchio, lo sgrassatore multiuso, questo invece mi piace molto. Ha una profumazione molto molto buona di limone, molto molto gradevole, pulisce bene, sgrassa bene, non rimangono i mobili appiccicosi, vedo che non dà fastidio neanche al gatto, e niente, questo ve lo consiglio. Qua c'è scritto che è un po' adatto a tutto, bagno, vestiti, fornelli, un po' per tutto, e niente, ve lo consiglio. Allora, ultimi tre prodotti. Uno è questo di Green Emotion, questo penso che si trovi al Tigotà, è un anticalcare e bagno, ipoallergenico, testato al nichel, cromo, cobalto e piombo, profumazione pino e eucalipto, flacone 100% riciclabile,
E questo però non l'ho utilizzato, lo sta utilizzando mamma per pulire il bagno, io ancora non l'ho utilizzato, non so, non ho idea, non ho mai provato niente di questo marchio, però ne ho sentito parlare molto molto bene. Poi mamma ha trovato questo qua che è il sapone liquido, quello per lavastoviglie, che a me piace moltissimo, è il Dual Power Green Life gel lavastoviglie ecologico, risultato professionale, efficace anche a freddo e nei cicli brevi. Non so quanto sia effettivamente ecologico, naturale, poi c'è scritto biodegradabile con materie prime di origine vegetale, non so quanto sia vero, però credo che sicuramente meglio questo di altri gel, lavastoviglie, quindi ecco, a me piace molto, ha una buona profumazione, lava bene, sgrassa bene i piatti, non crea quei aloni, è buono, solo che non riesco quasi mai a trovarlo. Ultimissimo prodotto è questo, che è praticamente quasi finito, è la mousse multiuso igienizzante Home and Pet Care, per cuccioliere, neutralizza gli odori, profuma di eucalipto, testato al nichel, con materie prime di origine vegetale e completamente biodegradabile, vegano, ce l'ho anche a casa mia. Questo mi piace molto. La profumazione di eucalipto è molto forte, devo dire la verità. È proprio una mousse, lava bene, non dà fastidio né a me né al gatto, e lo compro e lo ricompro. Mi piace molto e ve lo straconsiglio. Quindi questi erano i prodotti che ho acquistato in questo mese. Fatemi sapere che cosa avete acquistato voi e passate anche negli altri canali. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale. In questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!